nail your left foot. Siamo al Vinitaly, abbiamo incontrato il presidente Polverini della Regione Lazio e vogliamo partire proprio con le nostre interviste con un saluto della presidente dal cuore dell'Italia. Ci ha parlato nel suo discorso di qualità, di rilancio delle economie. Un saluto semplicemente per i nostri lettori. Beh, intanto un saluto istituzionale con uno stand con 104 produttori, molti di più dello scorso anno, quindi mi pare che il Lazio sta dando prova di aver puntato sulla qualità, di aver scommesso sulla qualità, i risultati si stanno ottenendo, quindi buon Vinitaly a tutti. Siamo partiti dalla Regione Lazio e una garanzia, abbiamo incontrato lo stand della Gotto d'Oro, il presidente Luigi Caporicci. Siamo un'azienda che nasce nel 1945 e ha passato 65 anni di storia. In questi anni abbiamo cercato di privilegiare la famiglia italiana dando il vino che potesse essere consumato tutti i giorni, buono e ad un ottimo prezzo. Adesso siamo in evoluzione, stiamo presentando tutta una nuova linea di vini di selezione, soprattutto quelli del Mitreo, che è un vino particolare di alta qualità. E al Vinitaly si incontrano anche delle cose nuove, difatti siamo qui adesso in compagnia di Pier Francesco Lisi di Agricoltura Capodarco. E la nostra è una cooperativa agricola che fa agricoltura biologica, è anche una cooperativa sociale e diciamo una delle nostre ultime produzioni è proprio quella del vino, in particolare la novità per questo Vinitaly 2011 è il primo Frascati superiore vinificato totalmente senza l'aggiunta di solfiti. Quindi in questo angolo troviamo tre messaggi importanti: la salute abbinata alla qualità, l'eco e solidale e poi anche la solidarietà e diciamo una proposta di lavoro. Sì, perché ecco, vi posso anche presentare un altro prodotto, questo non è da agricoltura biologica, però ha, come è stato definito, un vino che può sprigionare una grande energia positiva. E questo vino che è stato chiamato 0,75 volt, il nome viene dal nome del progetto che è il progetto Pila, ed è un progetto per l'inserimento lavorativo di giovani che hanno dei problemi, in particolare qui parliamo di disabilità di tipo psichiatrico. Bene, dalla Regione Lazio adesso passiamo, anzi voliamo, mettiamo le ali, facciamo un lungo volo e addirittura atterriamo nel Veneto. Abbiamo qua il dottor Sartori, che è responsabile commerciale della cantina Beato Bartolomeo. Cosa vuole dirci? Una battuta, un'idea per il rilancio? Ma di rilancio non si tratta, anzi è proprio un razzo che ci fa partire in orbita oggi, è un'ennesima ritrovo che abbiamo fatto con la confraternita, abbiamo organizzato questa degustazione sui temi tipici del Vicentino. Proponiamo il nostro Vespaiolo sulla rotta del baccalà, un vino fatto apposta per essere abbinato al baccalà alla vicentina, preparato ovviamente con la ricetta confraternita del baccalà. Quindi salute e anche buon appetito. Claudia, ma che meraviglia, che proposte, che sono una gioia prima di tutto per gli occhi. Come sempre Claudia è molto attenta alla comunicazione, in primis alla qualità, ma anche all'estetica, e soprattutto è una donna creativa e ci propone sempre qualcosa di nuovo. Questo cos'è? Queste bottiglie di profumo? Sembra un profumo, in realtà ci siamo ispirati ai profumi. Abbiamo distillato tre vitigni assolutamente aromatici, assolutamente piemontesi, il Rouquet, la Malvasia e il Moscato. E poi abbiamo voluto esasperare quelli che sono i sentori primari di questi vitigni, quindi quelli che saltano per primi al naso e al palato. Quindi il moscato l'abbiamo esasperato aggiungendo dei fiori di gelsomino, il rouquet dei fiori di viola e la malvasia dei fiori di rosa. Girando per Vinitaly ci sono anche momenti belli in cui si incontrano degli amici. Io ho incontrato un amico, uno dei produttori più onesti, più sinceri che abbiamo. Siamo nella Regione Marche, un'azienda che ha tradizioni oramai da quanti anni? Dall'85 praticamente. Abbiamo già una grande esperienza, degli ottimi prodotti, ne abbiamo bianchi, rossi, passiti, del verdicchio sappiamo già tante cose, ma invece questo Lacrima che vino è? Lacrima sicuramente, posso permettermi di dirlo, un vino particolare. Io dico sempre che una volta che lo si è assaggiato e memorizzato è poi difficile confonderlo con qualcun altro.
Questo chiaramente non vuol dire che sia buono, perché poi alla fine è buono quello che piace singolarmente e soggettivamente a ognuno di noi, però sicuramente ha una tipologia, una tipicità sua che non lo fanno assomigliare ad altri. Fammi assaggiare. Si chiama Lacrima, però io direi che all'assaggio strappa un sorriso. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro. I can...